Per la prima volta calano i malati in Italia, si abbassa di molto il trend dei contagi. Per le terapie intensive il dato più basso da un mese, resta alto il numero dei decessi, oggi 450. Un crollo epocale per il prezzo del petrolio a New York, il WTI maggio chiude in negativo a meno 37 dollari al barile, il livello più basso di sempre, pesano recessione globale, saturazione delle riserve strategiche e speculazione. Lombardia e Marche, zero contagi non prima di giugno, Umbria e Basilicata libere a giorni, differenze che potrebbero pesare sull'avvio della fase 2, il governo pensa a ripartenze scaglionate. È polemica sull'app Immuni per tracciare i contatti, non è obbligatoria ma potrebbe essere necessaria per gli spostamenti. PD e Forza Italia d'accordo per confronto e voto in Parlamento, per Salvini sono evidenti le criticità. File e boom di richieste al Banco dei Pegni in tutta Italia, le persone impoverite dal lockdown ricorrono agli oggetti di valore per ottenere contante, sospese le aste per permettere un futuro riscatto. Dopo 18 mesi e 3 elezioni, Israele ha un nuovo governo, accordo Netanyahu-Gantz per un esecutivo di unità nazionale che annetterà le colonie in Cisgiordania, condanna dai palestinesi.